minuti. Perfetto, quindi torno ancora a darvi il buongiorno a beneficio della registrazione in questo caso e inizio a raccontarvi un po' più da vicino com'è che abbiamo pensato di strutturare questa giornata, ma in realtà è l'idea un po' più ampia, cioè abbiamo pensato potesse essere utile prenderci un po' più di tempo, quindi tre seminari, tre webinar del tutto identici a questo. Faccio un brevissimo inciso per chiunque di voi, cioè dal momento che se siete qui, vi siete già iscritti a questi seminari dalla pagina dedicata di EventiPA, con un'iscrizione siete sostanzialmente, scrivendovi a quelle pagine, siete già iscritti a tutti e tre i webinar, quindi non c'è null'altro che dobbiate fare se non segnare in calendario i prossimi appuntamenti. E come vi accennavo, abbiamo ritenuto utile poter iniziare, partire da questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme oggi sul tema del governo aperto per cercare di inquadrare e delimitare un po', le attività e i riferimenti che abbiamo. Il mercoledì 20 aprile invece si sempre alla stessa ora, sempre dalle 12 alle 1:30, ci guardiamo un po' più da vicino al tema della partecipazione. Abbiamo la fortuna di farlo con Sabrina Franceschini che se ne occupa da tempo, soprattutto con la Regione Emilia-Romagna che ho le spalle molto larghe su questo tema. Non vi anticipo nulla, ma avremo modo di parlarne a lungo il mercoledì 20 aprile. Concludiamo il 4 di maggio parlando con un altro pezzo di Open Government che ci interessa molto approfondire insieme a voi, che è quello dei dati aperti, più in generale della trasparenza condotta attraverso i dati aperti e dove i dati diventano fattore abilitante per il monitoraggio civico. Quindi anche qui tema al confine tra la cioè che incrocia la linea di confine tra partecipazione e trasparenza. Tutto quello che vi racconto lo trovate su questa pagina di EventiPA, nel senso che è un po' il nostro centro, nel senso che qui vi siete iscritti e qui potete, volendo, condividere questa stessa pagina per far iscrivere i vostri colleghi. Il link lo trovate in basso, ma comunque avremo modo, magari chiedo a qualcuno di riprenderlo in chat, sempre qui troverete le slide e anche le registrazioni dei seminari che stiamo vedendo, quindi c'è la pagina attraverso cui insomma dialoghiamo al di là di questi webinar. Questi seminari nascono sostanzialmente con tre obiettivi, ve l'accennavo prima, grazie Angela. In chat ci trovate il link alla pagina di EventiPA che vi ha appena postato Angela, di cui vi raccontavo. Gli obiettivi sono più o meno quelli che accennavo nell'introduzione, cioè innanzitutto a ragionare insieme a voi su delle pratiche di governo che ci stanno particolarmente care, di cui ci diverte parlare, di cui ci appassiona raccontarvi, e appunto come momento di divulgazione rispetto a queste tematiche. Secondo obiettivo, non da meno, è quello di guardare, come sempre come vi dicevo prima, un po' più di vicino quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto nell'ultimo periodo e quello che avverrà di qui a breve nella regione Emilia-Romagna rispetto al filtro del governo aperto come ambito tematico, e infine quello di tenere il passo rispetto a un processo partecipativo che è stato avviato anche qui insieme nell'ambito del progetto pilota di cui vi dicevo all'inizio, dalla Regione Emilia-Romagna. Il processo si chiama Trasformazioni e l'idea è quella di arrivare a una definizione collaborativa e condivisa, partecipata del piano triennale per la partecipazione. Su questo chiedo a Sabrina Franceschini se ti va di aggiungere qualcosa. Io spengo il mio microfono e lascio a te la parola. Eccoti. Buongiorno a tutte e tutti, giusto, insomma, un saluto. Gianfranco vi ha parlato di questi tre webinar in dose unica e io mi rilancio con il booster, nel senso che tra una settimana, quindi il 12 aprile, sempre nell'ambito di questo progetto, avremo il workshop proprio di coprogettazione, quindi un incontro online tutta la mattinata per andare proprio a far emergere i primi semi da trasferire poi sulla piattaforma, che è la nuova piattaforma di democracy che noi utilizziamo, che si chiama Partecipazioni, che sarà il cuore di questo processo di coprogettazione. Quindi se non lo avete ancora fatto, e direi di no perché non abbiamo ancora iscritti, quindi mi raccomando, questo è un invito che rivolgo non solo alla nostra comunità di pratiche e comunque in generale insomma a chi in Emilia-Romagna si occupa di partecipazione, ma anche a chi non necessariamente lo fa in Regione Emilia-Romagna, perché qui siamo veramente nella fase di emersione delle idee, delle proposte, di analisi proprio di quelli che sono
anche i profili di competenza necessari per fare oggi della buona partecipazione, detto in termini molto anche semplici, insomma. Quindi vi invito a iscrivervi, adesso vi metteremo anche, ho messo già in chat, diciamo, la pagina sulla piattaforma che descrive il workshop, vi metteremo direttamente anche il link per l'iscrizione e quindi, insomma, spero sicuramente di vedervi la settimana prossima per lavorare. Oggi invece facciamo un po' di chiacchiere con Gianfranco, che è bravissimo, quindi grazie intanto a Formet, come sempre, per tutto il supporto e resto anch'io qui in ascolto per imparare cose nuove. Grazie assai, niente, rilancio innanzitutto dicendovi che in chat in questo momento dovreste trovare una mia riga di chat che vi rimanda alla pagina di Eventipiada, dove è possibile iscriversi al workshop di cui vi accennava Sabrina un istante fa, quindi lo potete fare semplicemente cliccando sul tasto in alto al momento che l'account di Eventipiada, se siete qui un account su Eventipiada ce l'avete già, quindi davvero se vi va di essere con noi lo potete fare, potete iscrivervi in un istante. Ne approfitto anche per dirvi che un workshop, quindi a differenza di queste giornate seminariali, lì vi chiediamo di partecipare in maniera più diretta, insomma, prendendo la parola e regalandoci le vostre idee e chiacchierando tutti insieme rispetto a queste tematiche. Altra cosa che credo di aver dimenticato di dire finora è che chiaramente dal momento che con un webinar, diciamo, la metodologia di racconto è un po' diversa. In questo caso non abbiamo ritenuto utile usare una seminar room, cioè una stanza in cui tutti possono vedere e intervenire. Però avete assolutamente la chat, così come avete fatto all'inizio, quindi qualunque idea, domanda, ragionamento condiviso che volete fare insieme, non esitate a scriverci via chat, ci fa sempre molto piacere provare a ragionare con voi. Fatta questa prima introduzione, direi che possiamo guardare un po' più da vicino il tema del governo aperto e guardarlo come pratica di governo. Su questa, diciamo, mi piace insistere sulla parte pratica, nel senso, a fronte di una serie di idee, di teorie, di riferimenti, di normativa anche, che vedremo molto rapidamente, sarebbe interessante provare a capire insieme come tutta questa roba qui poi diventa prassi amministrativa e influenza le modalità con cui ogni dipendente pubblico può, dovrebbe, ci auguriamo che faccia, utilizzi nel proprio lavoro. Parto dalla definizione. La definizione più condivisa è chiaramente quella di Wikipedia, glisso sulle parti che ci interessano meno, cioè provo a focalizzarci sulla parte invece che a mio avviso è quella più interessante rispetto al tema del governo aperto, visto dal punto di vista della pubblica amministrazione, e cioè la capacità della pubblica amministrazione di favorire azioni efficaci a garantire un controllo pubblico sul proprio operato. Che significa? Significa che così come per proprio mandato istituzionale la pubblica amministrazione deve necessariamente ragionare secondo una serie di indicazioni, tra queste la trasparenza, a mio avviso il governo aperto ci serve a dare vita alla trasparenza, cioè a renderla non un fattore da contemplare solo per essere aderenti alla legge, ma provare a partire da quell'idea stessa di trasparenza e renderla accessibile, renderla utile, renderla andare verso i cittadini. Non è facile, non è semplice, la tecnologia ci aiuta parecchio, vediamo come fare, però prima di vederlo pensavo potesse essere utile dare proprio 2 cenni storici rispetto a come, cioè proprio per quale ragione oggi stiamo discutendo di questa cosa, lo facciamo con questo taglio. Rispetto al tema del governo aperto, con l'accezione che gli stiamo dando oggi, se volessimo proprio dargli un momento di inizio, possiamo dire che inizia nei paesi anglosassoni, ma in particolare negli Stati Uniti d'America nel secondo dopoguerra. L'idea che la pubblica amministrazione debba andare incontro ai cittadini e lo debba fare con queste modalità di cui stiamo ragionando oggi, quantomeno il primo seme che poi è germogliato nel governo aperto, così lo stiamo raccontando in questo momento,
Per l'America in quegli anni si collega soprattutto al cosiddetto right to know, cioè il diritto di essere messi a conoscenza di quello che avviene dietro i muri, le stanze, le porte chiuse della pubblica amministrazione, e di farlo affinché la stessa pubblica amministrazione riceva una sorta di spinta a lavorare meglio, a essere più facilmente osservata da chi sta fuori e quindi sbagliare un po' di meno, quantomeno contemplare punti di vista diversi rispetto al proprio, uscire anche da una sorta di autoreferenzialità che le pubbliche amministrazioni per forza di che se non hanno una spinta dall'esterno tendono ad avere, e quindi provare a ipotizzare una pratica, una prassi di apertura governativa per gli americani in quel momento era assolutamente necessario, legandola anche al diritto all'informazione e tutta una serie di altri diritti che si affermavano negli Stati Uniti d'America in quegli anni. In realtà però la vera svolta, quantomeno l'idea che questi principi potessero essere innanzitutto estesi alla pubblica amministrazione, ma soprattutto in qualche modo resi più contemporanei rispetto alle evoluzioni sociali che caratterizzavano quegli anni, arriva durante il primo governo Obama. Barack Obama ne fa una bandiera in campagna elettorale e nei cosiddetti primi 100 giorni, cioè in quei provvedimenti che danno in qualche maniera la rotta, tracciano il solco rispetto a quello che sarà l'azione di governo del governo, in particolare l'8 dicembre 2009, considerate che Obama credo sia salito per la prima volta come presidente degli Stati Uniti d'America l'anno prima, alla fine del 2008, quindi proprio all'inizio del proprio mandato, emana questa Open Government Directive, dove sostanzialmente si delineano, si dà un perimetro rispetto alle cose di cui stiamo ragionando oggi, e lo si fa soprattutto guardando all'operatività del governo, perciò partendo da una teoria, dando delle indicazioni estremamente pratiche rispetto all'apertura governativa. A questa Open Government Directive sono associate tutta una serie di iniziative che andranno avanti nel corso del tempo, forse una delle più note, quantomeno delle più discusse in quegli anni, che ancora una volta ha tracciato il solco anche per dare la direzione ad altri paesi che gli sono andati dietro, è stata la pubblicazione massiva di dati governativi aperti. Nell'Open Government Directive Obama chiedeva a tutte le amministrazioni americane di pubblicare almeno 3 dataset in formato aperto, di farle confluire sul portale nazionale, e di qui più o meno sono nati tutti gli altri portali nazionali di dati aperti in quegli anni. Alcuni principi individuati da Obama in questa direttiva possono essere assolutamente attuali, nonostante siano passati 10 anni abbondanti, ve li traduco in italiano così è un po' più facile leggerli. A pubblicare online informazioni governative, come vi dicevo un attimo fa, cioè utilizzare. Considerate che all'epoca, cioè all'epoca, insomma, 10 anni fa, internet, o quantomeno la portabilità di internet, non era quella di adesso. Quindi anche qui si traccia una direzione e si dice: guardate che la pubblicazione non deve più avvenire in quelle faldoni inaccessibili su cui siamo abituati a pubblicarlo, ma innanzitutto le informazioni devono trovarsi online. Migliorare la qualità dell'informazione pubblica chiaramente è funzionale al primo punto. Creare e istituzionalizzare una cultura del governo aperto. Guardate, su questa roba dell'istituzionalizzare è secondo me centrale, nel senso che Obama sin da subito capisce che iniziative di questo tipo si prestano molto ad essere considerate spot, cioè ad essere applicate in un periodo temporale più o meno ristretto e poi in qualche modo essere superate da qualcos'altro. Obama invece dice: considerate che è un governo centrale che parla a una federazione di stati in quel caso. Quindi dice: prendete questi principi e rendeteli istituzionalizzateli attraverso l'inserimento di queste stesse idee nella normativa che andrete a promulgare di quei prossimi anni. E quindi creare un quadro normativo abilitante per il governo aperto, cioè fare in modo che questa roba non inizi e finisca, ma diventi prassi amministrativa ed entri nella modalità con cui funziona la pubblica amministrazione. Faccio un brevissimo inciso, perché secondo me è una delle altre caratteristiche del governo aperto, che il governo Obama è durato, Obama è andato 2 mandati, se non ricordo
domani i mandati del governo americano durano 4 anni, ad Obama è succeduto Trump, e moltissime delle iniziative di cui che avevano caratterizzato da questo punto di vista il governo Obama sono in qualche maniera state molto ridimensionate a ribasso dal successivo governo Trump. Non ve lo dico perché ci piace parlare male di Trump, ma soprattutto per dirvi che moltissime di queste cose sono oggettivamente legate non solo alla capacità amministrativa di realizzarle, ma anche e soprattutto alla volontà politica di portarlo avanti. E lo vedremo meglio più avanti, andando a vedere un po' più da vicino molte delle iniziative che possono essere considerate governo aperto, capite che sono estremamente centrali sia da un punto di vista amministrativo, ma in qualche maniera per forza di cose finiscono per incidere anche su temi più di natura politica. Il tema della partecipazione, che è più o meno in logica di governo aperto, che è più o meno una delle cose che riguarda moltissimo le chiacchierate che ci stiamo facendo oggi e ci dobbiamo fare nei prossimi webinar, ha in qualche modo un impatto, in qualche maniera cerca una linea di demarcazione rispetto alla partecipazione in termini politici. Secondo me è un aspetto veramente molto interessante, perché il governo aperto incide soprattutto sulla governance, cioè parliamo di trasparenza, ma in realtà quello che una pubblica amministrazione fa attraverso azioni di governo aperto è quello di aumentare il potere di delega nei confronti non solo dei cittadini, ma in generale di tutti i soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Quindi capite che è estremamente centrale, deve essere fatto bene, deve essere fatto a mio avviso con grande consapevolezza. Anche qui vi rubo proprio qualche minuto per dirvi ancora una volta l'origine, perché secondo me è utile proprio per provare a capire poi come queste idee sono diventate prassi. Lo stesso Barack Obama, prima ancora di pubblicare la sua direttiva sul governo aperto di cui vi parlavo un istante fa, guarda a un intellettuale digitale, se volete chiamarlo così, americano, che è questo signore qui che vedete nella slide, si chiama Tim O'Reilly, lui è un editore. È uno che considerate la persona che ha inventato la parola web 2.0, nel senso è uno che da sempre, forse ultimamente un po' meno, però soprattutto in quegli anni faceva parte di quella think tank intellettuale che guardava a come la tecnologia stesse per cambiare la società. Tim O'Reilly in quegli anni pubblica un paper estremamente interessante che si chiama Government as a Platform, dove sostanzialmente, dopo un lungo periodo di osservazione delle comunità di sviluppo di open source, quindi codice aperto, editabile, modificabile e rinforzabile, se me la lasciate passare, più o meno da chiunque abbia le competenze per farlo, dice: guardate, io osservando come le community di open source si muovono, interagiscono tra di loro, ho individuato questi punti. Dal momento che il governo in qualche modo è una piattaforma, così come sono le piattaforme software, e deve essere aperto per proprio mandato istituzionale, ma anche per vantaggio operativo, proviamo a imparare da loro proviamo a osservare un po' più da vicino com'è che funziona la comunità open source e proviamo a imparare da loro com'è che hanno funzionato, perché funzionano bene, cerchiamo di attingere delle lezioni. Ne individua 7, sono queste qui. Anche qui ve le traduco molto rapidamente. Utilizzare standard aperti perché stimolano l'innovazione e la crescita della pubblica amministrazione. Scusate, ho un raffreddore tremendo, cerco di fare del mio meglio. Creare un sistema semplice e lasciarlo evolvere, quindi non immaginare una struttura estremamente rigida all'inizio, ma partire da cose piccole che nel corso del tempo diventano un po' più grandi. Progettare per la partecipazione, diciamo, è una lezione che l'Emilia Romagna in particolare ha fatto propria negli ultimi anni. Imparare dai tuoi hacker, cioè le persone che sono in grado di trovare il buco nella tua struttura, nel servizio che hai ipotizzato, non guardarle come un nemico, ma guarda qualcuno che ha individuato una falla e quindi puoi apprendere da lui, in qualche maniera coinvolgerlo, anticipalo, fallo diventare parte della tua organizzazione. Il data mining consente di sfruttare la partecipazione implicita, anche qui non guardare a quello che gli utenti ti chiedono, ma guarda al modo in cui gli utenti utilizzano i tuoi servizi, se volete una, diciamo, traduzione un po' più sciolta. Abbassa le barriere di sperimentazione, chiaramente dai l'esempio. Tutta questa roba qui, ben descritta, peraltro il paper lo trovate online, è un inglese
estremamente accessibile, quindi si legge molto, molto facilmente. Credo lo trovate su O'Reilly Radar, che è il sito di Tim O'Reilly. Partendo da qui, nel corso ci è voluto un po' di tempo, però più o meno siamo arrivati a una struttura che chiaramente evolve nel corso degli anni, anche rispetto alle sollecitazioni tecnologiche e anche rispetto al modo in cui la normativa interpreta questi principi. Però in questo momento possiamo più o meno dire che una pubblica amministrazione che guarda al governo aperto come modalità di governance, come modalità di relazione anche con i soggetti esterni, più o meno può iniziare a orientarsi verso queste tre bolle, questo diagramma di Venn che più o meno ci aiuta a capire come può funzionare. Quindi open governance significa certamente fare trasparenza e farlo in una serie di modi che vedremo meglio più avanti, ma innanzitutto attraverso la pubblicazione di dati, che sono la materia più semplice anche da rimaneggiare a chi sta all'esterno, e farlo in maniera trasparente, soprattutto continuo. Guardare al tema della partecipazione, cioè includere, sentire l'opinione, provare a utilizzare, a considerare come categoria vocale chi sta all'esterno della pubblica amministrazione, quindi implementare politiche di ascolto dove la pubblica amministrazione è in grado di creare delle aree di discussione in cui avviene un dibattito e apprende da quello che anche chi sta all'esterno della pubblica amministrazione ha da dirgli, e incentivare il tema della collaborazione, quindi soggetti pubblici che siedono nelle stesse tavole con soggetti di altra natura, che siano altre pubbliche amministrazioni, soggetti privati, associazioni di categorie, singoli cittadini, e provano a collaborare insieme. Ancora una volta, l'idea di Orali è Government as a Platform, cioè è una piattaforma, la pubblica amministrazione sta al centro e cerca di far convergere contemplando gli interessi di tutti. Però forse l'aspetto più interessante di questo diagramma è che ci fa capire come una cosa non funziona bene senza l'altra. Cioè, se io faccio molta trasparenza, però non abilito momenti di partecipazione, quella trasparenza resta più o meno fine a se stessa. Ugualmente, se cerco collaborazione con l'esterno, ma non condivido le mie informazioni, non metto tutti i soggetti a conoscenza di quello che è il mio bagaglio, beh, è difficile fare una buona partecipazione, una buona collaborazione. Quindi interessante, soprattutto rispetto a un'organizzazione pubblica, guardare come queste tre bolle possono in qualche maniera essere portate avanti in maniera contestuale e funzionale l'una all'altra. Proviamo ad andare avanti e Gianfranco, proviamo. scusami, c'è una richiesta da parte di Luca Vignoli che vuole intervenire, fare una domanda. Posso dargli la parola? Sì, ma la domanda posso, Luca, intervento. Guarda, Luca, ti leggo, provo a leggere la tua chat. Come si fa? Non fornisce dati open, almeno su richiesta, è lunghissimo. Guarda, facciamo così, vediamo se vi pregherei, visto che i tempi sono stretti, di andare avanti e poi vediamo alla fine, le teniamo qui. Poi la riprendo, la domanda di Luca è particolarmente lunga e provo, guardate, proviamo a portarci un po' avanti con la discussione e poi magari ci prendiamo qualche minuto alla fine. Provo ad andare avanti. Innanzitutto grazie Luca per la domanda. Allora, trasparenza, quindi abbiamo detto ci sono governo aperto, tre bolle, trasparenza, partecipazione e collaborazione. Trasparenza, che significa essere trasparenti? Esatto, infatti a Luca, penso che la risposta di Sabrina è il terzo di questi webinar, ne parliamo di dati aperti, io ve l'accenno molto rapidamente oggi, però ne parliamo a lungo. Invece, tornando alla trasparenza, penso che possa essere estremamente utile parlando di una materia che, diciamo, non dico che sia sfuggente, però ognuno può dare una propria declinazione del termine di trasparenza. Trasparenza si presta bene ad essere sfaccettata, ad essere ripartita. Proviamo a guardare come questa stessa idea di trasparenza rispetto a una logica di governo aperto possa in qualche modo essere disambiguata. Certamente la pubblica amministrazione ha a che fare da sempre, per proprio mandato istituzionale, insomma, più o meno da quando esiste, col concetto di trasparenza amministrativa. E quindi si parla di trasparenza amministrativa nella maggior parte delle azioni che porta avanti la pubblica amministrazione. Chiaramente alcuni esempi più diretti, cioè il codice degli appalti pubblici, che a qualunque pubblica amministrazione che in qualche modo dà soldi all'esterno è soggetta a un
un quadro di trasparenza dentro cui deve muoversi. Ugualmente la selezione del personale pubblico, la pubblicità dei bandi, il modo in cui vengono selezionate le persone, le mille richieste di accesso agli atti che di volta in volta ci sono nel momento in cui c'è l'iniziativa di selezione, è parte della modalità con cui funziona la pubblica amministrazione. Quindi in qualche modo la trasparenza amministrativa è un concetto che conosciamo abbastanza bene, non fosse altro che, ripeto, è parte proprio del DNA con cui la pubblica amministrazione funziona. Ci sono altri modi, altre sfaccettature della trasparenza che invece può essere interessante andare a guardare, come la trasparenza involontaria, cioè quella trasparenza in cui quelle volte in cui la pubblica amministrazione si trova ad essere trasparente non per propria iniziativa ma per iniziativa di qualcun altro. Su questo anche in Italia da tempo esiste la disciplina del whistleblower, cioè la possibilità che i dipendenti pubblici possano segnalare illeciti, credo si chiami così nella localizzazione in termini italiano, attraverso un sistema messo in piedi da ANAC, farlo in maniera più o meno anonima, e quindi anche in quel caso una pubblica amministrazione diventa soggetta di trasparenza nel momento in cui non è lei a deciderlo, ma qualcosa non funziona. Allo stesso modo, inchieste giornalistiche da volte portano luce su eventuali inefficienze piuttosto che male amministrazione in generale, e anche lì la trasparenza viene superata da qualcuno che all'esterno ti fa notare che le cose non funzionano. Forse anche proprio per queste ragioni, o quantomeno per prevenire meccanismi di questo tipo, prevenire momenti di male amministrazione o di opacità nei confronti della pubblica amministrazione, da un po' di tempo a questa parte la normativa soprattutto rilancia sul tema della trasparenza reattiva, cioè la possibilità che una pubblica amministrazione sia sollecitata dall'esterno e debba in qualche modo esserlo rispetto a moltissime delle iniziative che porta avanti. Ci sono, per esempio, nel quadro normativo italiano da 7-8 anni a questa parte, se non ricordo male, esiste anche in Italia il FOIA, il cosiddetto Freedom of Information Act, che permette a chiunque, a prescindere dal proprio interesse diretto, di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione. E attenzione, non da poco, una volta queste informazioni vengono acquisite possono essere a loro volta divulgate verso l'esterno. Quindi se un giornalista fa una richiesta di accesso civico accesso civico generalizzato a una pubblica amministrazione e ottiene informazioni, e le dovrebbe ottenere, salvo alcuni casi, da parte della pubblica amministrazione, può prendere quelle stesse informazioni, crearci un pezzo, pubblicarlo e raccontarlo. Ci sono decine di storie interessanti su come il FOIA sia diventato uno strumento di trasparenza e di rafforzamento della democrazia. Vi racconto la mia preferita, di questo signore qui. Lui si chiama William Volman, è uno scrittore di romanzi e saggi americano, molto bravo, mi piace assai. Un po' di tempo fa, dalla fine dell'inizio più o meno anni 2000, fine 90, inizio 2000, lui è un tipo strano forte, nel senso che vive in una cabina molto distante dalla città, non usa internet, non ha stento, c'è il telefono, insomma è una sorta di luddista, un tizio abbastanza strano. Tempo fa nota che molti sub oscuri girano intorno a casa sua, alla sua posta, quando la legge, posta cartacea, sente che c'è qualcosa di strano, come se qualcuno l'avesse già aperta, insomma nota delle cose strane. Trascorre del tempo e fa una richiesta di accesso civico generalizzato all'FBI, un FOIA, per cercare di capire se in quel tempo c'era qualcosa di strano, se effettivamente era una sua sensazione oppure effettivamente stava accadendo qualcosa. Così scopre che in quegli anni William Volman, acclamato scrittore di romanzi, era tra la shortlist delle 100 persone il cui profilo corrispondeva al profilo di una bomber, probabilmente il più grande terrorista di quegli anni americano, il più grande terrorista interno quantomeno di quegli anni. Volman è particolarmente sorpreso di questa cosa, e proprio perché il FOIA consente alla persona che ha acquisito informazioni da parte della pubblica amministrazione di restituirle a sua volta, quindi sono informazioni non coperte da nessuna forma di segretezza ma possono essere divulgate, ci scrive un meraviglioso pezzo, La mia vita come terrorista, per l'Huffpost Magazine di qualche anno fa, è un pezzo peraltro anche molto divertente e che non sarebbe mai potuto esistere senza il FOIA. Al pari di centinaia, forse migliaia,
inchieste giornalistiche molto solide, molto ben documentate, che grazie a questo strumento di trasparenza proattiva è molto tipica di una pubblica amministrazione che ragiona in termini di governo aperto, non sarebbero potute avvenire. Considerate che un sistema di questo tipo fa stare un po' tutti meglio, cioè se le cose non funzionano, qualcuno dall'esterno può intuire che c'è qualche cattivo funzionamento, può fare una richiesta d'accesso, guardare le informazioni, guardare i documenti, guardare i dati e comprendere quello che succede. È interessante però, soprattutto guardando dal punto di vista della normativa e della volontà del legislatore rispetto ad alcuni provvedimenti normativi, che il FOIA sostanzialmente è anche un grandissimo meccanismo di stimolo rispetto alla cosiddetta trasparenza proattiva, cioè a quelle volte in cui la pubblica amministrazione per proprie regole, per modo in cui funziona, mette fuori informazioni e documenti affinché tutti possano leggerle. Qual è la logica? Sostanzialmente, se il FOIA consente a tutti di accedere alle informazioni della pubblica amministrazione non coperte da segreto di Stato, non coperte da vincoli di privacy, tu, pubblica amministrazione, gioca d'anticipo e quindi al momento che adesso c'è internet e mettere fuori informazioni è una cosa relativamente semplice, dal costo marginale estremamente basso, metti fuori tutte le informazioni di cui disponi e quindi gioca d'anticipo, non stare a farti inseguire da qualcuno che ti chiede informazioni. In questo caso, uno degli elementi tipici del governo aperto, tipici della trasparenza proattiva sono i cosiddetti dati aperti, cioè l'open data. Ci sono anche qui centinaia di esempi sui dati aperti, se ne parlavo un attimo fa anche in chat, ne abbiamo dedicato proprio perché è una parte importante del governo aperto, soprattutto, come dicevamo all'inizio, si relaziona anche agli altri ambiti. Ne abbiamo previsto un seminario dedicato proprio a questo, tra un paio di settimane. Scusate, io sono in ufficio, ogni tanto qui in busta. E quindi ve ne accenno qui, ma ne parleremo certamente meglio più avanti. Ci sono un sacco di iniziative splendide italiane dedicate al tema dei dati aperti. Una di quelle che mi piace di più è questa roba qui, si chiama Open Meetup, è prodotta e portata avanti dal MEF, racconta in formato aperto, cioè non si limita a esporre dati in formato aperto di tutta la finanza pubblica italiana, ma lo fa in maniera molto organizzata, molto ben strutturata attraverso un portale dedicato che con delle infografiche e con dei sistemi che rendono quei dati non solo aperti, ma anche comprensibili a chi naviga questo sito, crea una sorta di piccolo ecosistema dell'accountability della finanza pubblica, cioè piccolo, insomma, in realtà molto grande, nel senso è anche molto interessante perché poi dal modo in cui il bilancio dello Stato si orienta di anno in anno possono essere derivate le scelte politiche che quel governo ha fatto di volta in volta, quindi diciamo è un po' una cartina di tornasole rispetto al modo in cui sta funzionando un governo. Chiaramente tutti i dati sono tantissimi disponibili che alimentano le infografiche e gli articoli che trovate pubblicati su questo portale, sono tutti rilasciati in formato aperto, quindi sono accessibili a chiunque e chiunque ci può fare delle nuove letture. Ad esempio, c'è un'iniziativa molto interessante di un gruppo che si chiama Copernicani che riprende i dati aggregati di finanza pubblica per quello che riguarda le voci di spesa, per quello che riguarda i ministeri che le spendono e che ha questi grafici a bolle che sono estremamente semplici, molto immediati anche a occhio, e ti fanno capire anno dopo anno come si è evoluta la spesa pubblica, quali sono state le scelte di un governo, cioè dove ha deciso di investire di più e dove ha deciso di investire di meno, e quindi dà anche sostanzialmente tutto questo per dirvi che fare trasparenza attraverso i dati aperti non solo serve a dare informazioni ai cittadini, ma serve soprattutto a chi ha le competenze per farlo, come in questo caso, di riprendere quelle stesse informazioni e di darne nuove letture, di arricchirle, di renderle più interessanti, in alcuni casi come questo, anche più accessibili a chi le vuole osservare. Ci sono un sacco di iniziative internazionali, guardate, c'è questa che a me è sempre piaciuta un sacco, magari poi la vediamo anche live perché va vista navigandola. È un portale americano, si chiama USA Fact, piccolo, diciamo, inciso, è un portale interamente finanziato da una persona soltanto, questa persona si chiama Steve Ballmer, non so se ve lo ricordate, era il numero due di Microsoft fino a qualche anno fa, poi è andato in pensione, andando in pensione ha deciso di regalarsi una squadra dell'NBA, così,
per passare il tempo, e poi ha messo su un bel po' di soldi su questo progetto che si chiama USA Fact. Sostanzialmente qui vengono ripresi tutti i dati pubblicati in formato aperto dal governo americano, e a partire da questi dati viene fatta un'analisi rappresentativa molto interessante, molto armonizzata stato per stato, molto ben fatta, molto ben rappresentata attraverso delle grafiche bellissime, che permette più o meno a chiunque di capire a partire dai dati quello che sta avvenendo negli Stati Uniti d'America. Sarebbe veramente molto interessante. È un portale che secondo me costa un sacco di soldi, nel senso che si vede che ci spendono tantissimo. È molto ben fatto, sempre aggiornatissimo, ed è diventato, quantomeno per gli americani, un punto di riferimento attraverso cui conoscere quello che sta avvenendo. Sarebbe molto bello, ad esempio, se l'Istat in Italia facesse qualcosa di simile, di assonante, per quanto Istat faccia delle cose interessanti dal punto di vista di rappresentazione grafica, però davvero questo è una specie di non plus ultra del mondo in cui si può raccontare un'intera nazione a partire dai dati. Chiaramente tutta la roba che ci siamo detti finora riguardo alla trasparenza deve essere contemplata, ve lo dico, è ridondante arrivato a questo punto, però utile dirlo probabilmente, dal tema della privacy, cioè senza invadere mai la privacy di nessuno. Parliamo invece di collaborazione, quindi altro pezzo rispetto a quella bolla, a quello schema di governo aperto che abbiamo visto prima. Il tema della collaborazione è interessante, può essere declinato in vari modi, proprio perché parliamo di Emilia-Romagna, e quindi parliamo in qualche modo anche di Bologna. Uno degli esempi di collaborazione storico, immagino che visto dall'America, molti di voi quantomeno siete dell'Emilia Romagna, non so quanti di voi vivono a Bologna, però c'è una rete civica che funziona molto bene e che da tempo ha, a mio avviso, poi non so, chi vive a Bologna magari può raccontarci anche qualcos'altro, però ha messo giù un rapporto collaborativo tra pubblica amministrazione e cittadini, alle reti Perbole, attraverso dentro cui sono nate molte iniziative interessanti, ed è a mio avviso un ottimo esempio di collaborazione. Altro esempio interessante di collaborazione, in questo caso non italiano, però cioè, quantomeno parto da un esempio italiano per raccontarvi un'altra cosa. Non so se vi è capitato di leggerlo, poi tempo fa c'è stata una sentenza interessantissima del TAR rispetto all'utilizzo di sistemi di machine learning e di intelligenza artificiale nella selezione pubblica dei concorsi. È una materia complicatissima perché la parte normativa si incrocia con quella tecnologica, insomma è tutto un po' complesso, però vi basti, cioè, per il momento ci basti dire che sostanzialmente è stata fatta una richiesta di accesso alle informazioni del concorso, e chi gestiva il concorso si è trovato un po' in difficoltà perché, proprio per come funzionano i meccanismi di machine learning, era un po' difficile capire perché l'algoritmo si fosse orientato in un mondo piuttosto che in un altro. Quindi c'è stata questa sentenza del TAR molto interessante, che apre a un tema che sta diventando in questi giorni, negli ultimi mesi, lo diventerà sempre di più, cioè dell'uso degli algoritmi nella pubblica amministrazione, del modo in cui questi algoritmi, cioè questi programmi che in qualche maniera, queste applicazioni informatiche complesse che in qualche maniera orientano la scelta pubblica e definiscono l'utilizzo dei servizi pubblici, ci possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione in pieno regime di accountability e di trasparenza. Il governo inglese si è posto il problema, lo ha fatto in maniera collaborativa, nella cosa che ci interessa di più, coinvolgendo una serie di soggetti, tra cui Open Government Partnership e altre associazioni di categoria che lavorano sul territorio UK, definendo una prima definizione delle linee guida su come utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale della pubblica amministrazione. Considerate che questo è un tipico tema che può essere affrontato, discusso e sciolto anche grazie all'utilizzo di sistemi collaborativi propri del governo aperto, cioè il governo è la piattaforma, deve contemplare gli interessi di tutti, ci sono soggetti che hanno delle competenze specifiche tecniche, altri soggetti che hanno delle istanze, cittadini, associazioni, imprese, altri soggetti che hanno interessi diversi, e quindi l'abilità della pubblica amministrazione, di una pubblica amministrazione che si muove bene, si muove con lungimiranza da questi temi, è appunto
metterli tutti intorno al tavolo, che è una cosa che sappiamo essere particolarmente faticosa. Chiunque abbia svolto processi partenariali sa benissimo, però è l'unica soluzione, cioè l'unico strumento che ci permette di arrivare a soluzioni in casi così complessi, soprattutto in casi che sono molto in divenire, come dire, quindi le cose vanno viste in questo modo. La partecipazione, invece, altro, terzo e ultimo blocco di quelli che vediamo così rispetto ai temi del governo aperto, la partecipazione è parte ancora una volta di molte delle attività della pubblica amministrazione, del modo in cui la pubblica amministrazione porta avanti il proprio modo di operare. Io sono abbastanza grande per ricordare che quando internet non c'era, il piano regolatore veniva appeso di fronte alla porta del comune in maniera tale che tutti potessero vedere, potessero evidentemente suggerire delle modifiche, delle varianti di piano. Adesso la stessa logica, cioè la stessa necessità della pubblica amministrazione di condividere alcune informazioni con tutti quei soggetti su cui le proprie decisioni andranno a incidere, può essere contemplata in modi diversi attraverso l'utilizzo di internet, soprattutto attraverso una serie di metodologie che appunto passano dall'essere un po' più, cioè dall'essere caratterizzate più da meno momenti fisici e più momenti online. Chiaramente il Covid è stata una gran mazzata rispetto all'evoluzione del momenti fisici rispetto a quelli online, quindi in questo momento la stragrande maggioranza dei processi partecipativi avviene soprattutto online. Ci sono un sacco di esempi interessanti, FixMyStreet è uno che mi è sempre piaciuto un sacco, che è un incrocio di trasparenza, partecipazione ed efficientamento, se lo volete chiamare così, della pubblica amministrazione. È un'iniziativa inglese, credo nata nel City Council di Manchester all'inizio, però poi si è diffuso in moltissime città inglesi e non solo. Peraltro ci sono anche delle iniziative assonanti nate in Italia qualche anno fa, che francamente non so dirvi poi come siano andate, se sono attecchite o meno, però sostanzialmente è un sistema che permette a tutti i cittadini di una città di partecipare alla risoluzione dei problemi, perché attraverso il proprio smartphone, cioè fotografando il lampione che non funziona o la buca sulla strada, segnalandola all'amministrazione, quella segnalazione è pubblica, visibile a tutti, indicizzata da Google, e quindi l'amministrazione, dopo che la segnalazione è avvenuta, la prende in carico e in maniera estremamente trasparente traccia tutti i momenti in cui il problema viene rilevato, viene individuato, viene contemplato nel contratto di servizio dell'azienda, della municipalizzata, azienda privata che lo deve andare a risolvere. Tutti i tempi di questa catena sono estremamente trasparenti, pubblici, visibili a tutti. Ci sono, insomma, è oneroso per una pubblica amministrazione mantenerlo, però è anche vantaggioso per una pubblica amministrazione avere un sistema di questo tipo, perché ti permette di essere sempre aggiornato su come sta funzionando il tuo territorio e se ci sono problemi, e di andarlo a beccare con grande velocità. Altro strumento storico molto utilizzato peraltro da moltissimi comuni italiani è il bilancio partecipativo. Sostanzialmente una quota di bilancio viene, il meccanismo è, lo dico in maniera estremamente sintetica, però fatto 100 un bilancio di un comune, 5 si decide di spenderlo in maniera collaborativa insieme al territorio. Quindi si porta avanti un processo partecipativo di cui l'obiettivo è allocare quelle risorse, farlo attraverso i suggerimenti, le istanze, le richieste, le idee di tutti i soggetti che sono sul territorio, e ancora una volta la pubblica amministrazione come piattaforma ha il compito di mediare tra gli interessi di tutti e arrivare a decisioni, quindi prendere una decisione finale, chiaramente supportata dalle istanze, dai contributi di tutte le persone che hanno preso parte al processo partecipativo, e quindi definire come questa quota di bilancio può essere allocata al meglio. È interessante, ripeto, ci sono un sacco di belle iniziative, magari avremo modo di parlarne in altri webinar. Anche il modo in cui vengono definiti standard spesso avviene in maniera partecipativa. Guardate, ve lo dico perché ho partecipato direttamente, quando l'Agenzia per l'Italia Digitale deve definire alcuni standard per la pubblica, per il modo in cui, ad esempio, le API di alcuni servizi pubblici devono dialogare tra di loro, chiaramente porta avanti un momento di consultazione pubblica, perché lì gli interessi sono vari: ci sono interessi dell'amministrazione, interessi dei cittadini, interessi dei soggetti privati che in qualche maniera, sulla base di quei servizi esposti, dovranno realizzare a loro volta dei servizi ai cittadini. Insomma, la questione è molto complessa, e anche qui la partecipazione è un ottimo strumento per provare a capire
come farlo funzionare. Il codice degli appalti, da un po' di tempo, nella sua ultima revisione, all'articolo 22, prevede, in qualche maniera, guardando a uno storico, insomma, non ce l'hanno molto tempo, istituto francese, che è quello del dibattito pubblico, in qualche maniera lo fa proprio in maniera abbastanza simile al modello francese, e quindi prevede che per opere che superano una certa soglia, adesso non ricordo quale, però ci sia un momento di dibattito pubblico, quindi vengono messe e rese disponibili tutte le informazioni sul progetto, che deve essere ancora approvato chiaramente prima di essere finanziato, e acquisire il punto di vista di tutti quei soggetti che sono sul territorio, associazioni di categoria, imprese, provare ad guardare di tutte le istanze che arrivano, quelle che effettivamente potrebbero essere utili. Parlo anche in logica di progettista, spesso chi progetta un'opera pubblica in generale, che sia un'opera o un servizio pubblico, non ha piena consapevolezza di quello che avviene su quel cioè l'architetto che mette giù o l'ingegnere che mette giù il tracciato di una strada, magari potrebbe non essere a conoscenza di molti elementi che sul territorio già esistono e sono considerati prassi o cultura proprio di quel territorio. Quindi l'idea di ricevere da chi vive quei luoghi un punto di vista può essere estremamente interessante, anche in logica di migliorare un'ipotesi progettuale, e anche qui la partecipazione, ancora una volta, penso sia uno strumento potente a disposizione delle pubbliche amministrazioni. E chiaramente poi c'è una parte di partecipazione di cui parleremo molto a lungo durante il prossimo webinar, quindi ve la accendo soltanto, su cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Formez e chiaramente la Regione Emilia-Romagna da tempo sono presenti. È una partecipazione che parte esattamente dai principi di apertura e di open government che dicevamo prima, e in qualche modo costruisce intorno a metodologia e strumenti. In questo caso, rispetto alle chiacchierate che ci faremo insieme, per la metodologia abbiamo soprattutto guardare le guide del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle consultazioni, mentre per lo strumento, dal momento che c'è è parte del modo in cui funziona il nostro progetto pilota e soprattutto è uno strumento che continua ad essere adottato da moltissime pubbliche amministrazioni italiane, non ultima la stessa Emilia Romagna, parleremo di Desidim, che è questa piattaforma pubblica che è il codice pubblicato in codice open source, che permette di avviare processi partecipativi. Però diciamo, prendetelo come un piccolo teaser della prossima chiacchierata che ci facciamo insieme. Adesso su questo io do un'occhiata rapidissima, sì, alla slide, sì, guardavo la chat, assolutamente sì, le slide le rendiamo disponibili sempre sulla pagina di MTPA oggi pomeriggio stesso, così come rendiamo disponibile la registrazione integrale di questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme. Mi prendo un attimo ancora una volta per raccontarvi più da vicino Open Government Partnership, cioè l'iniziativa multilaterale nata un po' di tempo fa, 2011, in cui alcuni governi all'epoca hanno deciso che in qualche modo questo governo, il governo aperto, potesse essere un modo in cui sviluppare la propria governance e portare avanti e orientare la propria azione amministrativa. Si sono seduti intorno a un tavolo, hanno provato a capire insieme come poter imparare a prendere l'uno dall'altro, ed è nata questa organizzazione che appunto si chiama Open Government Partnership, un'iniziativa multilaterale, quindi partecipata da più paesi. I paesi fondatori credo che fossero 7-8, poi nel corso del tempo si è estesa in maniera abbastanza capillare, esatto, arrivando a 76 governi locali, 78 paesi e 76 governi locali, perché si è aggiunta anche Open Government Local, di cui vi parlo più avanti, e quindi significa che in questo momento aderire ad Open Government Partnership, anche da un punto di vista diplomatico, se volete, è anche un modo per dire che una democrazia è sufficientemente evoluta, la democrazia di un paese è sufficientemente evoluta
per riuscire ad acquisire nel proprio ordinamento i temi del governo aperto, farli propri e lavorarci insieme, anche a livello internazionale. Peraltro l'Italia in questo momento è co-chair di OGP, di Open Government Partnership, quindi il nostro paese ha anche un ruolo internazionale rispetto a un ruolo che cambia di anno in anno, come succede nella maggior parte. Pensate un po' al G8, no? Che ogni anno, una volta ogni anno, credo, i paesi si passano la palla sulla presidenza, più o meno la stessa cosa. Altra caratteristica estremamente interessante di OGP è le modalità con cui un paese aderisce, cioè presentando un piano che viene messo in consultazione attraverso i sistemi di cui abbiamo parlato prima, vengono acquisite le istanze di chiunque abbia qualcosa da dire, viene validato quel piano e poi c'è tutto un meccanismo di accountability svolto soprattutto da un soggetto terzo, sia rispetto al paese che porta avanti un piano d'azione, che ha la stessa GP che si chiama l'IRM, il meccanismo di reporting indipendente, e che sostanzialmente fa una serie di valutazioni sia sulla progettazione del piano che sul modo in cui viene portato avanti. La logica resta sempre quella che pubblica amministrazione da un lato propone delle iniziative e contestualmente queste stesse iniziative vengono discusse e monitorate da una serie di soggetti non pubblica amministrazione, ma vera e propria società civile. Quindi c'è un incrocio tra pubblica amministrazione da un lato e società civile dall'altro, in un forum che nel caso italiano, comunque cioè le indicazioni a livello internazionale chiamano forum multi-stakeholder, in cui, ripeto, soggetti sia di natura pubblica che di natura non pubblica, come associazioni di categoria varia, possono discutere insieme delle iniziative da portare avanti affinché venga rafforzata l'azione di governo aperto. Ripeto, ci sono moltissimi paesi che in questo momento lo adottano, questo lo dico soprattutto per ragionare insieme rispetto al fatto che oggettivamente aderire a momenti di governo aperto può essere utile, può essere un'ottima idea, non solo per molti governi locali, ma anche per molti governi di livello territoriale. Le aree di policy coperte da OGP sono partite più o meno da una serie più definita. Nel corso del tempo si sono molto, molto ampliate. Chiaramente il tema dell'anticorruzione, la difesa dello spazio civico, che ultimamente ha una rilevanza particolare, soprattutto perché lo spazio di discussione pubblica in momenti in cui, ad esempio, negli ultimi anni, dove molti governi hanno dovuto reagire in maniera molto rapida al problema del Covid, e quindi assumersi la responsabilità di decisioni prese in maniera molto, molto rapida, perché oggettivamente non c'era tempo per articolare una discussione più lunga, chiaramente, sistemi di questo tipo, i cosiddetti governi per decreto, no? In cui le cose non hanno tempo di essere discusse in logica parlamentare, ma devono essere immediatamente rese operative, riduce in maniera sensibile il cosiddetto spazio civico, cioè quelle arene di discussioni pubbliche in cui molte volte è interessante anche riuscire a discutere e a trovare una soluzione che possa essere rappresentativa per un più largo numero di persone e di soggetti. E anche qui Open Government Partnership, soprattutto con gli ultimi piani d'azione, fa molto, però come vedete i temi sono tantissimi: la difesa del diritto all'informazione, l'erogazione dei servizi pubblici, l'innovazione digitale, insomma ce ne sono veramente molte, molte, e vengono tutte trattate con la logica che ci siamo detti prima, cioè inquadrate attraverso il tema della trasparenza, della partecipazione e della collaborazione tra soggetti diversi. Ci sono molte campagne che porta avanti OGP, una delle più recenti è questa qui, Open Renewal Recovery Plus Response, e sostanzialmente è una campagna, quindi una serie di iniziative, tra cui delle linee guida scritte peraltro molto bene, molto operative, su come i governi, sia di livello locale che territoriale, possono guardare alla risposta, ripresa e rinnovamento post-Covid, anche guardando i principi del governo aperto. Ci sono molte, molte cose interessanti, probabilmente di qualcuna di queste, insomma, oggi prendetela davvero come una prima introduzione, però possiamo tornare a parlarne nei prossimi due webinar, perché soprattutto, ad esempio, sulla spesa pubblica, anche in logica di PNRR, qui da noi ci sono alcune delle indicazioni di
di Open Government Partnership sono estremamente interessanti e potrebbero diventare estremamente attuali. Come ha funzionato tutta questa cosa in Italia? Quindi vi prendo qualche altro minuto giusto per fare un focus sull'Italia. L'Italia ha aderito a OGP nel 2011, quindi ha presentato il primo piano operativo, il primo piano d'azione nazionale per un governo aperto. I piani hanno durato 2 anni, quindi in questo momento siamo arrivati al quinto. C'è un portale promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che rispetto a tutto il tema dell'Open Government Partnership ha un ruolo di coordinamento, un ruolo di mediazione, di rappresentanza rispetto alle attività portate avanti dal governo italiano. Lo scorso piano, il quarto, prevedeva questi ambiti principali, quindi dati aperti, trasparenza, registro di titolari effettivi e via discorrendo, però ce ne sono, ce, era focalizzato su 11 azioni principali, poi se ne sono aggiunte altre. Concluso quel piano, e chiaramente per concluso intendo, il piano è arrivato a conclusione temporale, poi c'è stato tutto un processo di valutazione che ha coinvolto una serie di soggetti, tra cui i membri della società civile, e si è arrivati anche con una consultazione pubblica a valutare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, ancora una volta in maniera altrettanto collaborativa, quindi su una consultazione pubblica, si è andato a definire il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto. Il ruolo centrale del Dipartimento della Funzione Pubblica, appunto, è stato quello di coordinare una serie di soggetti. Molte pubbliche amministrazioni che avevano già passato in passato partecipato ai piani di OGP hanno proposto le proprie azioni, sono state discusse nell'ambito del forum multi stakeholder a cui vi accennavo un attimo fa. Si è arrivata una prima bozza di piano e su questa prima bozza di piano è partita una consultazione pubblica vera e propria. Peraltro si è svolta sulla piattaforma del governo partecipa.gov.it. Il piano, il quinto piano, sostanzialmente si sviluppa su base di 5 azioni, quindi sono state ridotte rispetto al quarto. Ci sono degli impegni più puntuali, sono 9. La prima azione è un solo impegno, tutte le altre ne hanno 2, e peraltro, visto che siamo in casa Emilia Romagna oggi, ne approfitto per dirvi che la Regione Emilia-Romagna partecipa a una di queste azioni, in particolare alla 3, al rafforzamento della partecipazione della società civile, anche in logica di cui raccontavamo prima e torneremo a raccontare nei prossimi 2 webinar. Quindi, in qualche maniera, ci fa piacere riuscire a avere modo di collaborare con Sabrina Franceschini e tutte le sue colleghe, più generale con la Regione Emilia-Romagna, sia per quello che riguarda le azioni pilota che per quello che riguarda il piano. La consultazione si è svolta, si è conclusa. L'altra cosa di cui quindi il piano è diventato effettivamente operativo. Ne approfitto per dirvi, anche perché mi sembra, visto dalle vostre mail, per quanto non sia mai semplice, dirvi che ci sono, che da un po' di tempo a questa parte, Open Government Partnership, in qualche maniera ho fatto una riflessione rispetto agli livelli di governo a cui l'Open Government può essere applicato. E tra queste, una delle richieste che arrivava da moltissimi governi a livello locale è quella di provare a fare delle iniziative che fossero localizzate su un ambito più piccolo. È partita una prima sperimentazione, adesso invece si è proprio consolidato un pezzo di OGP rivolto al governo locale che si chiama OGP Local. Ve lo dico perché soprattutto se c'è qualcuno di voi che lavora in amministrazioni tipo province o comuni, può essere, o città metropolitane, può essere molto interessante provare a ragionarci. In Italia, finora, l'unico comune che ha aderito è il comune di Palermo, che ha presentato un proprio piano cittadino dal governo aperto. Chiaramente il piano è stato discusso un po' come vi dicevo prima, approvato in giunta, quindi c'è ancora una volta, lo dicevamo prima a proposito di Barack Obama e Donald Trump, c'è una volontà politica che deve essere comunque espressa e consolidata di portare avanti queste iniziative, e si è arrivato a un piano della città di Palermo. Allo stesso modo hanno fatto tutte le città che in qualche maniera hanno aderito a OGP Local. Ok, detto questo, diciamo, questa parte un po' più grossa, io mi prendo 10 minuti per ragionare insieme a voi e davvero mi piacerebbe sapere ancora una volta il vostro punto di vista sul perché una pubblica amministrazione dovrebbe, cioè, posto che una pubblica amministrazione possa fare tutta questa roba, posto che una pubblica amministrazione abbia competenze, capacità, volontà, budget per fare tutta questa roba qui, ma perché dovrebbe farlo, per quale ragione è utile farlo, al di là di quello che dice la normativa. Io provo a darvi una mia interpretazione, poi ancora una volta mi piacerebbe ragionarci insieme, mi piacerebbe ragionare insieme a voi. Secondo me una delle buone ragioni per cui la pubblica amministrazione da qualche anno a questa parte è utile che guardi
ai temi del governo aperto, perché oggettivamente esiste da un po' di anni una sorta di tendenza normativa, cioè l'impressione, quantomeno l'impressione che io, che il legislatore nel corso del tempo si renda conto che oggettivamente portare avanti iniziative normative che abbiano in qualche modo, che vadano verso questi principi è utile, può essere vantaggioso. No, questo significa che ci sono vari modi per tracciare questa roba qui. Uno, a me, uno delle mie preferite, insomma, uno dei modi di metterlo giù nella maniera migliore è quello che ha fatto questo signore qui. Lui si chiama Luciano Inna, non so se l'avete mai visto. Anzi, ultimamente mi è capitato di vederlo tipo in TV, non mi ricordo, a parlare, non so, di qualcosa. Però la ragione per cui ve ne parlo è perché lui, tra le altre cose, è il membro fondatore della CiVIT, che poi è diventata l'ANAC, quindi è una persona che parla con estrema cognizione di causa di quello che riguarda la trasparenza e di quello che riguarda il modo in cui la pubblica amministrazione si muove rispetto a questi temi. E lui, da questo punto di vista, ha questo schema che secondo me è molto utile, ci può tornare utile per questo ragionamento. Cioè, lui dice: esiste uno spazio che è quello della norma, cioè dove ci sono delle cose che, come pubblica amministrazione, se non fai, arriva la Corte dei Conti e ti cazzia sostanzialmente, cioè quantomeno non sei aderente alla normativa. Al di là di questa frontiera, quella che Inna chiama la frontiera giuridica, c'è cioè una sorta di frontiera etica in cui pubblica amministrazione diversa rispetto alle stesse sollecitazioni normative reagiscono in modi diversi, cioè ci torniamo più avanti, però è interessante vedere come diverse sistemi possono generare, diverse iniziative normative possono generare iniziative molto diverse. Quindi c'è uno spazio non esigibile per norma che, dal mio punto di vista, proverò a dimostrarvelo adesso con un po' di esempi, sta diventando sempre più alto. Cioè, questo spazio delle norme, nell'interpretazione della normativa nazionale e in alcuni casi anche regionale, va sempre un po' più su. Quindi è bene che una pubblica amministrazione inizi a ragionarci. Ad esempio, tutte le pubbliche amministrazioni italiane reagiscono al decreto 33 sulla trasparenza. Quindi tutte pubblicano quelle informazioni che vengono chieste da quel decreto, però alcuni lo fanno in un modo, altri lo fanno in un altro. In questo caso, per esempio, l'Emilia-Romagna lo fa in un modo molto interessante, ve ne parlerò più avanti. Però ci sono alcuni che utilizzano la schema XML come indicato dall'ANAC, altri non lo fanno ancora, altri l'hanno fatto in corso d'opera. Alcuni, ad esempio, abilitano i feed RSS per la sezione bandi e concorsi, che è una cosa sacrosanta, estremamente comoda, altri non lo fanno. Altre amministrazioni fanno, partendo dalle stesse richieste, rendono questi dati un po' più comprensibili attraverso una serie di infografiche, altre non ci pensano nemmeno. Insomma, capite come la stessa roba può essere creata in maniera molto diversa. Anche qui, sul tema della partecipazione, il dibattito pubblico in qualche maniera adesso è norma. Abbiamo l'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale che in qualche maniera, magari non troppo prescrittiva, però dice che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare devono utilizzare sistemi di questo tipo, però c'è una normativa regionale invece che diventa sempre più prescrittiva. Non sono moltissime le pubbliche amministrazioni che fanno partecipazione in Italia, lo stanno diventando sempre di più anche sulla base di sollecitazioni normative. E ci sono percorsi di partecipazione estremamente interessanti, tra questi li andremo a vedere più avanti, proprio a proposito di Regione Emilia-Romagna. Anche dal punto di vista della comunicazione, secondo me l'idea è quella di andare sempre più verso questo genere di iniziative. Ad esempio, noi abbiamo una legge che regola la comunicazione pubblica, che è la 150, da un po' di tempo si discute della nuova versione di questa legge, che è la riforma della 100, la chiamano in gergo legge 151. E ad esempio, paradossalmente, in questo momento l'utilizzo dei social media non è ancora in qualche modo, per quanto la maggior parte della comunicazione ormai avvenga su queste piattaforme, ancora non è ben contemplato dalla normativa. Eppure esistono linee guida, esistono riferimenti, ma non esiste ancora un posto, una norma che definisca come la pubblica amministrazione si debba rapportare. È interessante, molto probabilmente la tendenza normativa è andare sempre più in questa direzione. Quindi, a provare a capire, stesso discorso si può fare sui dati, insomma, per provare a capire, a dare un minimo di punto di vista, ripeto, studente personale, sul perché una pubblica amministrazione debba muoversi in questo modo, beh, secondo me
una buona ragione per portarsi avanti, per iniziare a capire, che per iniziare a muoversi con un sistema che magari non è immediato, semplicissimo, e quindi provare in qualche maniera a anticipare le richieste che arrivano dalla normativa. Altra riflessione assolutamente personale sul perché il ruolo della pubblica amministrazione in qualche maniera debba evolvere, o possa evolvere, o abbia ragione di evolvere in questo momento rispetto a questi temi, è per una curiosa o quantomeno strutturale questione di rappresentanza. Provo a dirvelo meglio, ancora una volta, idea mia, e poi mi dite voi cosa ne pensate. Uno dei grandi protagonisti, il grande protagonista delle ultime elezioni che si sono svolte in Italia, che sono quelle di livello amministrativo, che se non ricordo male sono le stesse che hanno dato anche un sindaco alla città di Bologna, Matteo Lepore, chiedo bolognesi Emiliano Romagnoli di aiutarmi, se credo che sia stata quella tornata elettorale. Dicevo, uno dei grandi protagonisti è stato l'assenza delle persone nella cabina elettorale. I nostri amici di Open Polis hanno provato a guardare come le cose hanno funzionato di qui negli ultimi anni, quindi a partire dalle elezioni amministrative nelle stesse città in cui si sono svolte nell'ultima tornata elettorale, dal 1993 fino al 2021, quindi fino allo scorso anno, e vedete come la percentuale di votanti per il turno cala in maniera drammatica, passando da un picco del 78% nel 2001 fino ad arrivare a ridursi, non dico della metà, ma quasi, nel 2021. Quindi oggettivamente esiste un problema di rappresentanza politica, che significa che le scelte che possono essere operate dai soggetti politici e vengono effettivamente eletti potrebbero non trovare una piena rappresentanza, cioè tutte quelle idee, quelle energie che ci sono sul territorio, quelle istanze, non votando, non avendo una quantità rappresentativa di voto, diventa un po' più complicato riuscire a capire effettivamente quello che sta succedendo nel territorio e quali sono le esigenze. Ci sono, così come congiuntamente a questa roba qui, da un punto di vista tecnico, vediamo che la pubblica amministrazione, ma più in generale la società, si sta dotando di strumenti che consentono forme di rappresentanza che da un punto di vista dell'istituto giuridico sono esattamente le stesse, però utilizzano sistemi diversi per poter essere certificate. La PEC, la firma digitale, l'accesso con SPID ai servizi della pubblica amministrazione, cioè io posso loggarmi su servizi online come me stesso, cioè dimostrando in maniera contemplata da un punto di vista normativo che effettivamente sono io a esprimere quelle posizioni o a esprimere quel giudizio. Quindi capite che, incrociando questi due temi, in qualche modo, a mio avviso, il ruolo della pubblica amministrazione può molto evolvere, nel senso che, lo dico in maniera brutale, diretta, però se qualcuno non è interessato per ragioni proprie, che chiaramente non è obiettivo di questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme, andare a capire, andare a indagare, non vuole recarsi al seggio elettorale per votare, però contestualmente magari quella stessa persona potrebbe essere interessata a essere coinvolta su tutta una serie di iniziative che riguardano il proprio territorio, iniziative che magari hanno un taglio più amministrativo, banalmente la scuola, l'organizzazione della scuola che è frequentata dai propri figli, piuttosto che l'organizzazione dei mezzi pubblici nel quartiere in cui vive, piuttosto che la difesa del suolo pubblico in una particolare regione. Insomma, ci sono moltissimi momenti in cui effettivamente la pubblica amministrazione può, a mio avviso dovrebbe, contemplare il punto di vista di tutti i soggetti quanto più possibile, proprio per evolvere il proprio ruolo e in qualche modo onorare quello che Sergio Mattarella, nell'ultimo discorso di fine anno, chiamava quel patto che esiste tra istituzione e società civile, che deve essere onorato da entrambi. Quindi secondo me è davvero una delle buone ragioni per cui una pubblica amministrazione dovrebbe guardare al tema della partecipazione in particolare, ma in generale al tema del governo aperto, quello di riuscire a essere quanto più inclusiva possibile e dare modo davvero a chiunque di esprimere, anche su questioni più da un taglio più amministrativo, il proprio punto di vista e cercare di capire un po' come funziona. Detto questo, ripeto, su quest'ultimo
passaggio davvero ci veniva soprattutto utile per provare a stimolare un po' la discussione e per provare a capire insieme per quali ragioni, al di là del lo dice la norma, insomma, della cosiddetta burocrazia difensiva, come la chiama Carlo Conte di Forum PA, provare a capire effettivamente cosa ci guadagna e quali ragioni ha una pubblica amministrazione per evolvere il proprio ruolo in questo senso. Detto questo, io volevo parlarvi invece nell'ultimo quarto d'ora che ci resta di una serie di iniziative della Regione Emilia-Romagna su questi temi, giusto per dare un minimo di contesto e per capire dove ci muoviamo. A questo punto io sgancio la mia presentazione interrompendo la condivisione schermo, ecco qua, e invece aspettate, ok, mentre vi condivido il mio browser, lo faccio allo stesso modo, cerco di farlo rapidamente, ok, e lui sì, perfetto. Allora, vi chiedo una rapidissima conferma in chat a voce da parte dei miei colleghi, se vedete lo schermo che sto vedendo io, penso di sì, perché, no, ok, vedete tutti, sì. Volevo parlarvi in chiusura dell'ultimo quarto d'ora di una serie di iniziative che riguardano appunto la regione Emilia-Romagna. Perfetto, grazie Antonella. Per esempio, un'idea, un portale, un'iniziativa portata avanti dalla regione Emilia-Romagna a me è sempre piaciuta tantissimo, e questo portale qui si chiama Per Ricostruzione. Considerate che a valle del sisma di qualche anno fa che ha colpito il territorio emiliano-romagnolo è partita la conseguente fase di ricostruzione appunto dei danni provocati dal sisma. La regione Emilia-Romagna, forse proprio ragionando sulla base di alcuni sfortunati iniziative simili avvenute negli anni passati, in cui nel momento in cui bisogna spendere molti soldi, bisogna farlo molto rapidamente, si rischia di perdersi dei pezzi e avere coni d'ombra o momenti di opacità sul modo in cui vengono spesi, ha deciso in maniera molto lungimirante, molto aderente al ragionamento che stiamo facendo prima, di portare avanti questo sito. Considerate che da quando è partita la ricostruzione è stato sempre aggiornato in maniera trimestrale, se non ricordo male. Considerate che l'ultimo aggiornamento è del 31 gennaio 2022, quindi probabilmente sta per essere riaggiornato, con tutti i dati sulle opere pubbliche finanziate dalla regione navigabili. Io ve la mostro live sul mio browser, proprio perché effettivamente il portale, peraltro, è molto bello anche da navigare, in cui si può oggettivamente capire com'è che sta funzionando la ricostruzione durante il sisma, quanti sono i soldi spesi, dove sono stati spesi, con quali modalità, da dove arrivano. Vedete, io così come aggiorno pagina, tutte le infografiche che vedete si animano e quindi restituiscono uno stato di avanzamento delle opere, vi fa capire, anche se non sono un tecnico, pensate a voler comprendere tutte queste robe a partire dai dati. Sarebbe, cioè, andare a navigare centinaia di fogli di calcolo in cui non si capisce sostanzialmente nulla, quantomeno per capirci qualcosa devi davvero essere un tecnico, non solo avere delle competenze di tipo ingegneristico, su come viene portata avanti una ricostruzione, ma anche economico-finanziario. Invece, in questo modo, grazie a questa iniziativa, secondo me pienamente aderente ai principi del governo aperto della regione Emilia-Romagna, diventa tutto molto più facile, e soprattutto si dà grande visibilità a un'iniziativa che rischierebbe, per propria natura, ripeto, molti soldi a spendere in fretta, farlo con una certa ansia, perché bisogna dare risposte alle persone che in questo caso vogliono una ricostruzione efficiente e veloce, e quindi un'iniziativa di questo tipo diventa veramente molto, molto interessante e vi aiuta anche a capire come i principi del governo aperto poi possono trovare una loro collocazione estremamente pratica. Anche qui, altra iniziativa storica dell'Emilia-Romagna, dico storica perché considerate che noi come Formez abbiamo lavorato sulla prima versione del portale dati.gov.it, era il novembre 2011, se non ricordo male. Di lì a un po' anzi, credo più o meno nello stesso periodo, adesso ce lo faremo dire meglio da Massimo Fustini, che è probabilmente collega della Regione Emilia-Romagna, con cui abbiamo lavorato più volte sul tema dei dati aperti. L'Emilia-Romagna è stata tra le prime regioni italiane a portare, subito dopo il Piemonte, se non ricordo male, a portare avanti una propria iniziativa di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in open data. Quindi questo portale dati.emiliaromagna.it, che in questo momento espone tutti i dati della regione, è online da veramente da parecchio tempo, espone una vasta quantità di dati, soprattutto, vedete, è molto aperto anche rispetto al tema della collaborazione o del racconto. In qualche modo c'è una forma per richiedere un dato alla regione in logica, come dicevo prima, di trasparenza proattiva e di possibilità della pubblica amministrazione di andare verso i cittadini attraverso la trasparenza. Ugualmente interessante è la forma raccontici cosa hai fatto con i dati, perché chiaramente tutti i dati della pubblica amministrazione esposti in formato aperto, quindi anche quelli dell'Emilia Romagna in questo caso, sono soggetti a riuso, quindi se qualcuno riusa i dati della pubblica amministrazione, per un'amministrazione è estremamente interessante saperlo, un po' per direi anche per soddisfazione personale, perché a valle di un grande lavoro poi sapere che qualcuno sta riutilizzando le cose che mette a disposizione è sempre molto prezioso, e un po' anche per capire come orientare al meglio la popolazione pubblica. Quindi anche qui un accenno, poi abbiamo un webinar completamente dedicato a questo tema. Ricordate prima quando vi parlavo di decreto 33, del modo in cui si può rispondere alle stesse sollecitazioni in maniera diversa da parte di pubbliche amministrazioni diverse? Vedete, questa è la pagina amministrazione trasparente del governo, è una pagina che con templo tutto quello che viene chiaramente richiesto da quella normativa, però lo fa in questo modo, che oggettivamente io la guardo e, come dire, non è che sia proprio coinvolto dal modo in cui queste informazioni vengono restituite. La stessa pagina sulla sezione amministrazione trasparente della regione Emilia-Romagna, vedete, già fa proprie le cose di cui dicevamo prima, cioè graficamente si presenta in maniera certamente più accattivante, racconta a partire dai numeri quello che succede, permette di navigare tra questi tab e provare a capire com'è che funzionano le varie voci di consulenti e collaboratori. Sono le stesse identiche voci, sono uguali per tutte le pubbliche amministrazioni, però capite, rappresentate in questo modo, a un adempimento di trasparenza si aggiunge un ulteriore strato, che è quello dell'accountability, quello del racconto, quello della possibilità di mettere quante più persone possibile in grado di comprendere quello che sta succedendo. E secondo me è davvero già solo questa pagina sarebbe un ottimo punto di riferimento per tutte le amministrazioni che devono alimentare quella sezione amministrazione trasparente sul proprio sito istituzionale, e lo possono fare, come dire, in un modo che almeno sia comprensibile da un più largo numero di persone. Vi racconto che tra le altre iniziative di partecipazione portate avanti dall'Emilia Romagna, qui ho la fortuna di farlo in compagnia di Sabrina e di altri colleghi che se ne occupano direttamente per la regione, la regione porta avanti da tempo il tema della partecipazione, lo fa con una normativa regionale e lo fa con una serie di iniziative, tra queste una piattaforma dedicata alla partecipazione della regione e la piattaforma Partecipazioni, che peraltro nasce anche nell'ambito del progetto pilota di cui vi accennavo all'inizio, quindi siamo particolarmente felici di aver potuto dare una mano alla Regione Emilia-Romagna per mettere online questa piattaforma. Si basa su software open source Desidy, di cui vi accennavo prima, di cui parleremo a lungo nel prossimo webinar. Tra i vari processi portati avanti dalla regione in questo momento, processi partecipativi portati avanti dalla regione, ritorniamo a quello a cui accennava Sabrina Franceschini un attimo fa, peraltro credo l'ho letta al volo, esatto, nell'ultimo chat di Angela Nasso ci trovate un link al workshop che c'è il 12 aprile, dedicato peraltro proprio a questo processo partecipativo, molto interessante dal nostro punto di vista, estremamente ambizioso, in cui la regione vorrebbe, con l'aiuto di tutti i soggetti interessati, arrivare alla definizione del piano triennale per la formazione sul tema della partecipazione. Sono, ripeto, molto molto felice che si sta portando avanti, anche perché è un tema che ci appassiona particolarmente, insomma incrocia due delle cose che ci interessano di più. Quando uso questo plurale parlo di formats, di funzione pubblica, cioè il tema della partecipazione e il tema della formazione, che, come saprete, visto che mi pare di capire molti di voi siano dipendenti pubblici in questo momento, in particolare il ministro della funzione pubblica sta portando avanti delle iniziative molto
orientate alla formazione dei dipendenti pubblici, proprio in logica di trasformazione, come dice il processo partecipativo della macchina amministrativa, della pubblica amministrazione, attraverso il rafforzamento delle competenze. E quindi ancora una volta vi un rilancio rispetto alla possibilità anche da parte vostra di partecipare a questo, di essere parte attiva di questo processo partecipativo. Noi sicuramente ne abbiamo parlato oggi anche con l'aiuto di Sabrina e torneremo a parlarne di volta in volta durante tutti questi webinar. Vi rilancio la possibilità di iscrivervi al workshop della settimana prossima, quello che trovate in chat che vi ha appena messo Angela e che vi posso mostrare in questo momento qui sul mio browser. Quindi vi potete iscrivere, ripeto, molto facilmente. E quindi potete darci modo di avere anche il vostro punto di vista rispetto a questo processo partecipativo. Ripeto ancora una volta, questo evento del 12 è un workshop, quindi non è un webinar, quindi ci sediamo intorno a un tavolo virtuale in questo caso e ci facciamo una chiacchierata più, cioè non parlo solo io quantomeno, quindi non si abbassa soltanto la mia voce e quindi davvero ci farebbe piacere invitarvi a questo seminario. Mentre invece approfitto ancora una volta per dirvi che dal momento che siete iscritti al seminario di oggi potete sicuramente partecipare, cioè vi verrà inviato un'email esattamente così come vi è arrivata stamattina per i prossimi due webinar. La prossima volta parliamo in maniera più diretta di partecipazione, anche qui l'idea è più o meno simile al webinar di oggi, quindi proviamo a vedere un po' insieme alcune come la partecipazione, un po' più da vicino al tema della partecipazione all'agenda di governo aperto. Cerchiamo di guardare con un taglio un po' più operativo quelli che sono i nostri riferimenti in questo momento. Ancora una volta, quando dico nostri, faccio riferimento al progetto Open Gov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, e quindi sul tema della partecipazione guardiamo le linee guida della consultazione pubblica del Dipartimento della Funzione Pubblica e guardiamo, facciamo un piccolo focus sulla piattaforma Destim, che poi è lo strumento open source, ancora una volta quindi a disposizione di chiunque, che abbiamo individuato come progetto che ci poteva dare una mano rispetto al come poi rendere operativa la partecipazione a valle di una sua progettazione e soprattutto di una volontà da parte della pubblica amministrazione di muoversi in questo mondo. E infine vi ne approfitto anche per accennare, visto che mi sembra un discorso che è venuto fuori via in chat anche qualche altra volta, venerdì oggi, chiudiamo il mercoledì 4 maggio 2022 parlando ancora una volta di Open Government, guardando un po' più da vicino il tema dei dati aperti a cui abbiamo accennato rapidamente oggi, proprio per capire com'è che funziona, si collega, si connette rispetto alle altre tematiche affrontate dal governo aperto e come lo fa in logica di accountability, in logica di trasparenza, in logica di supporto a iniziative di partecipazione. Il programma non lo trovate ancora, ma lo stiamo definendo, però comunque di base sappiate che siete già iscritti. Ne approfitto anche per dirvi che questo webinar è registrato, quindi verrà reso disponibile sempre su questa pagina la registrazione integrale della chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina, che ci stiamo facendo in questo momento, e troverete chiaramente tutte e tre le registrazioni, soprattutto trovate tutte le slide, ci trovate le slide che i vari relatori, cioè quelli che ho usato io oggi, quelli che tutti i relatori andranno ad utilizzare, le trovate condivise qui, chiaramente con licenza aperta, accessibile a chiunque, riusabile da chiunque. Detto questo, io interromperei la mia condivisione, vedo che Sabrina è ricomparsa in chat, quindi mancano 4 minuti scarsi, cercherei di mandarvi a pranzo il prima possibile, quindi passerei, Sabrina, cioè cercherei di chiudere in tempo, visto che più o meno ce l'abbiamo fatto, passo la palla a Sabrina. Sì, grazie, no, ero qua, ero sempre qua. No, allora mi sento in dovere, come dire, di rispondere ai diversi messaggi di Luca e lo farò con una battuta, due battute. Una è che soprattutto i colleghi di Format sanno bene che in tutte le occasioni in cui ci troviamo e soggetti che non siamo noi ci dicono quanto siamo bravi, io sono sempre la prima a dire no, ma anche noi insomma abbiamo i nostri problemi, lo possono confermare. E quindi, come dire, la citazione nota è quella di Tolstoi, no? Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, quindi voglio dire, per Bacco abbiamo grandi margini di miglioramento, la situazione è a macchia di leopardo su tanti temi, anche su quello della trasparenza, dell'open government, insomma,
il mondo non è tutto perfetto, ma non è neanche, insomma, solo quello magari, insomma, che è capitato a te direttamente, Luca. E Gianfranco, un grandissimo grazie perché avete visto, è stata, insomma, una prova dura, ma nonostante, insomma, la sua non perfetta forma fisica, oggi è stato, secondo me, comunque molto efficace. Oggi era un webinar, ovviamente, frontale, un'ora e mezza, è un tema grandissimo, quindi non c'era spazio per dibattere o discuterne, ma appunto nel workshop della settimana prossima invece avremo proprio tutto il tempo e il modo di confrontarci e di far emergere le idee, le proposte per questo piano formativo. Quindi io comunque intanto vi ringrazio tutti, questi webinar hanno proprio lo scopo di far sì che comunque condividiamo anche un linguaggio e delle conoscenze di base, no? Che sono quello che serve per poi fare una partecipazione consapevole, vale per noi come vale per i cittadini quando intraprendiamo qualsiasi percorso partecipativo. Quindi grazie a tutti e soprattutto davvero a Gianfranco perché oggi si è superato. Grazie, grazie mille. No, davvero, grazie a tutti, grazie per averci raggiunto, grazie di aver dato un pezzo notevole della vostra mattinata, un pezzo notevole della vostra mattinata a queste chiacchierate. E quindi niente, io credo in chat ci trovate tutti i riferimenti, la pagina di Eventippa in cui potete trovare tutti i materiali, tra cui anche la registrazione webinar di oggi, è sempre quella che vi abbiamo suggerito in chat un attimo fa. E niente, a questo punto ci vediamo per il prossimo appuntamento. Siete già iscritti, vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi al workshop. Confermo che il workshop, a differenza di questo webinar, voi vi iscrivete e poi noi vi approviamo. Chiaramente l'approvazione è aperta a tutti, assolutamente inclusiva, e quindi non preoccupatevi, ricevete immediatamente la mail di risposta, aggiustiamo tutto, insomma, vi includiamo assolutamente nella chiacchierata che ci facciamo insieme la prossima settimana. Grazie Sabrina, grazie Andrea, grazie Angela, grazie Pamela che ci ha fatto funzionare quest'aula di Zoom tutte oggi, grazie a Stefania Caputo che ci aiuta invece anche con cui è piacevole dibattere di Desidem e delle sue grandi potenzialità. E niente, davvero grazie ancora una volta a tutti voi, mi auguro di rivederci presto, mi resta che guardi ancora una volta buon pranzo. Ciao a tutti, grazie.